Ciao amici! Ciao! Siete venuti qua, vuol dire che volete vedere una nuova puntata della nostra spesa diabetica. Siamo appena usciti dal Lidl e abbiamo comprato tante di quelle schifezze che la maggior parte delle persone dice: ma un bambino col diabete non le deve mangiare quelle cose. Invece chi ha il diabete sa benissimo che deve avere a portata di mano qualcosina spesso che, se è gustoso e di gradimento, è meglio. Facilita, secondo me, specialmente allora, nei bambini. Nell'acquisto che abbiamo fatto oggi, siamo venuti, abbiamo comprato una scorta riserva di schifezze, pensando particolarmente allo sport. Alessandro fa due sport a livello agonistico, fa calcio e mountain bike. E adesso infatti sta a mountain bike, su quattro montagna. Giorni a settimana, c'ha due giorni, c'ha impegni di due ore. E abbiamo iniziato la scuola, abbiamo iniziato molto male la scuola, ragazzi, perché praticamente abbiamo avuto delle ipo tardive da sport. Ormai era tanto tempo che Alessandro giocava allo stato brado, libero, ma il tipo di impegno che c'ha quando gioca a nascondino, a calcio nei parchi, nel bosco, con gli amici, è un tipo di sforzo meno intenso, mentre nello sport, allenamenti di calcio soprattutto, ma anche la bicicletta, insomma, quando si va forte in montagna, sono di un tipo di allenamento intenso. Questo fa sì che tu devi reintegrare i carboidrati che si consumano con lo sport durante lo sport stesso, o partire un po' più alto con la glicemia, che è una delle tattiche che si può fare, o comunque in ogni caso reintegrare all'incirca di 10 carboidrati ogni mezz'ora di allenamento duro. Adesso Alessandro sta proprio in montagna facendo allenamento, noi stiamo ritornando, siamo tranquilli perché la glicemia quant'è, Daniele? 114 stabile, quindi una cosa del genere. Vedete, 114 stabile la glicemia di Alessandro in questo momento. Sì. Qualcuno vorrebbe dire bassa per fare sport, in realtà non è bassa, perché lui mentre fa sport ha l'orologio davanti alla bicicletta, cioè l'orologio gli dice la glicemia, lui sa che se arriva intorno a quota 100 di bere un po' d'acqua e nell'acqua gli abbiamo messo un multivitamico. Voi fa vedere il multivitamico che fa parte dei nostri acquisti? È di questo, ragazzi, di questo tipo qua. 3 euro, eccolo Daniele, 3 euro. Eccolo. 14 pezzi al Lidl e a noi praticamente la nostra fonte principale di zuccheri, diciamo, veloci in forma liquida. Che è la forma di zuccheri più veloce che c'è. Però l'allenamento, cosa abbiamo fatto all'allenamento? L'allenamento è andato Daniela e io per telefono, che ero stanco perché la prima sera era andata male per un altro tipo di sport che aveva fatto intenso, uguale, quindi mi ero stancato. Sì. Allora io ho detto, dico, va bene Daniela, appena tu vedi che arriva una soglia di pericolo, che ne so, 80, 100, no, e dagli un multivitaminico. E gliel'ho detta così. Io invece distinto quando sto lì, do sia il complesso che il veloce, quindi magari dopo gli sarei andato là e avrei mollato un biscottino, no? E invece in questo caso io ho detto due volte, gli ho dato questo multivitamico, ha preso due multivitaminici, quindi allo sport è uscito fuori perfetto, veloce, quello sport è uscito fuori 80. Però che è successo? I muscoli prendono, mentre fanno lo sport, non prendono lo zucchero dal sangue, non farebbero in tempo, perché il sangue contiene in tutto il nostro corpo l'equivalente una bustina di zucchero, due cucchiaini di zucchero, proprio contiene tutti i nostri 5 litri di sangue, e se due bustine di zucchero non bastano a fare due ore di allenamento, se no tu vedresti che i calciatori si pigliano un caffè e poi vanno a fare la partita da 90 minuti. Non è così, non basta. I muscoli hanno una loro riserva, all'interno dei muscoli ci stanno delle ramificazioni dove c'è il glicogeno, che sarebbe lo zucchero che con una trasformazione chimica si trasforma il glucosio che circola nelle vene, che con una trasformazione fisica viene trasformato in glicogeno. Al momento della necessità ogni singolo muscolo è tutto ramificato, tutto impermeato di questo zucchero, che rappresenta la riserva operativa. Al momento che tu stai facendo sport non viene tolto dalle vene questa cosa qua, vi è tolto da lì. Poi dopo lo zucchero che scorre nelle vene va, nei momenti giusti, che ne so, alla fine dello sport o durante lo sport stesso, va a tentare piano piano di ricostituire queste riserve
di glicogeno che stanno all'interno dei muscoli. Il fegato di una persona sana capisce che c'è questa esigenza, e ogni tanto che il fegato, nel fegato c'è la più grossa scorta, insomma, di glucosio da ributtare in circolo, il fegato rirrora il suo sangue e piano piano si ricreano queste riserve. Se tu mangi un carboidrato complesso durante l'allenamento stesso, vai a ricostituire queste riserve. Quindi quando si fa la pausa in bicicletta, quando si fa la pausa a calcio, Alessandro si può mangiare una di queste cose che adesso abbiamo preso, varie cose. Cos'era successo questi giorni? Che Alessandro, avendo preso solo zuccheri veloci, questi sono andati a sparire. Ha fatto la merenda e invece di dargli sta merenda gratis, perché a questo punto durante lo sport non era andato di tipo, perché c'era stato lo zucchero veloce che l'aveva mantenuto a galleggiare intorno a quota 100, quindi si è fatto lo sport preciso a 100, sì. Però lo zucchero è svanito, le riserve di glicogeno non si erano ricostituite, è arrivato il panino e il panino andava dato gratis a quel punto, perché complessi non ne avevamo dati prima. Invece, fatta l'insulina anche per il panino, il problema di ricostituire queste scorte di glicogeno non si era ancora risolto fino alle 9 di sera. Alle 9 di sera, stanco morto, si addormenta, e cosa succede? Di solito uno si addormenta e la glicemia sale perché arriva l'ormone della crescita, e invece in quel momento si è addormentato, boom, e la glicemia è scesa. Perché è scesa? È scesa la glicemia perché a quel punto il corpo ha detto: attenzione, io ancora devo fare questo lavoro che tutto il pomeriggio per rompere i coglioni non mi dà la possibilità di ricostituire queste scorte di glicogeno che servono. Quello va, è come il fondo cassa, tu lo pigli 10 euro dal fondo cassa, però poi lo devi rimettere, se no non sei in grado di dare il resto. Quindi il corpo dice: io devo dare il resto, poi che faccio, chiudo bottega? Allora ha cominciato a succhiare lo zucchero dal sangue, si è addormentato, vum, e giù in ipo. Al che in ipo, cioè in ipo, tenti di abbassare la basale, ancora più casino, perché ti trovi in ipo, abbassi la basale, gli fai bere qualcosa. A quel punto io ho fatto bere qualcosa, ma ancora erano gli ultimi secondi che era sveglio, i primi secondi che si era addormentato, dico: va, bevi questo, se no. E non saliva, perché sti 20 carboidrati che gli ho dato al momento che mi stava scendendo sono andati tutti quanti a sparire, perché c'era ancora una situazione da rimettere a posto. Tutto quello che io dico è tutta la mia visione, eh? Poi chiaramente se c'è qualcuno che mi sa dare un'interpretazione diversa, migliore, io sono tutto orecchie, non è che vi racconto quello che succede nel corpo umano come il Vangelo. Ecco, questa è la mia interpretazione dei fatti alla luce dei 2 anni e mezzo di conoscenza del diabete. Poi non ce n'ho abbastanza, tant'è che mi ha fregato, sono andato in ipo, e poi tutta la notte ipo, sale, poi riscende. A quel punto tutto quello che tu pensi di sapere non lo sai più, perché diventa tutto imprevedibile, perché t'aveva già fregato al primo colpo, tu al secondo passaggio pensi una cosa, in realtà ne già sta succedendo un'altra. Allora rimane il fatto che mi abbiamo detto: mo non ce frega, ricostituiamo le nostre, come il corpo deve ricostituire le sue riserve di glicogeno, noi dobbiamo ricostituire le nostre scorte di carboidrati complessi da tenere in macchina, nello sport, da fargli portare dietro Alessandro. Abbiamo comprato un po' di schifezza lì, vediamo che abbiamo comprato. Vediamo, allora, salato, chipster in monoporzioni, va bene, queste sono quando, 6 porzioni, quando ritorniamo, che ne so, carichiamo gli amici del calcio, gli amici della mountain bike per ritornare verso casa, più porzioni, ne potremmo aprire una se la mangiano in due, o se no potremmo dare una per uno. Carino. Vai, faccia vedere. Questi li chiamano favorinis. Questo è una di quelle poche cose che non abbiamo comprato in monoporzioni, cioè non confezionata singolarmente. Sembrerebbero duri, quindi riesco a metterli in quelle scatoline, secondo me non si sbriciolano. Noi abbiamo delle scatoline che lui si mette in tasca, che sono tipo una specie porta caramelle da comprare su Amazon, che sono molto comode, e queste scatoline noi potremmo tagliarle a metà e metterle anche da fargli le porta a scuola. Allora gli dico: guarda, via 2 pezzetti di quel coso là. E ci piacerebbe, ecco, anche a scuola, adesso questi primi giorni, essendo andata male la notte. Qua ci sono marshmallow. Ok, questa è la scatolina, questa qua. Tipo 70 centesimi su Amazon, 1 euro su Amazon, sì. AliExpress, scusate, tutta compresa la spedizione. Dentro c'è pure un suddivisore per 6 diverse pillole, ma noi siccome non lo usiamo come portapillole, lo viamo il suddivisore e lo buttiamo. Me ne sono arrivate proprio 3 questi ultimi giorni, per una spesa totale di 2 euro e qualcosa. In realtà lo riciclo io nel mio giardinaggio. Ci metti semi, non butto Daniele, niente immagino. Io, no, io non
arraccatato la secchia della Mondezza. Io ho tutto nel secchio della Mondezza, prendo, lei me via. Li metto di là. Va bene. Se no li devo comprare. Allora, poi abbiamo comprato. Allora, anche a scuola tenteremo di. I crownie, che questi qui praticamente sono degli snack. Che sembrano delle barrette un po' sì. Più per lo sport, queste cose qua, no? Effettivamente. Però. Non siamo tanto sicuri che gli piaccia Alessandro, forse è meglio che andiamo a comprare da Decathlon. Allora ho comprato una sola perché mi sembra che una volta non gli era piaciuto. Poi ci sono questi qui, mini sandwich, che sono biscottini con in mezzo la crema di cioccolato. E credo che sia buono. E questi sono piccoli, quelli in quel contenitore, questo è scritto mini. Sì. In quel contenitore ci dovrebbero entrare singolarmente due, tre, quattro. Sembrerebbero tipo oro sai, ma credo che siano abbastanza duri per esistere. L'idea nostra, questi cosettini abbastanza buona mini, noi vorremmo mandarla a scuola abbastanza insulinizzato. Magari in modo tale che se lo mandiamo a scuola che sta a 110, magari o rimane stabile o se dovesse tende a scendere molto 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 lentamente. Sì, allora sì. Se arriviamo in una situazione del genere in cui chiaramente se deve partire dalla notte deve essere fatta liscia, che se la notte è fatta su e giù poi dopo la mattina non puoi pretendere che stai dritto, no? Allora se riusciamo a questa situazione, allora Alessandro adesso ha l'allarme a 85, noi gli potremmo mettere anche l'allarme a 95, se tende leggermente a scendere e gli facciamo prendere un biscottino che ne so che 5 carboidrati, sì. Noi abbiamo la certezza che 95 scende, tende a scendere, se via il biscottino da solo senza che chiamiamo, sì. E perché fa, anzi al posto della suoneria io voglio via, io voglio mettere la voce mia, voglio mettere, mangia un biscottino, mangia un biscottino, carino, eh. Cioè può fare, registri l'audio, tutto, e metti invece della al suoneria, momento in quinta elementare ci permette tutto, ci permettono tutto le maestre, veramente sono allora, molto molto collaborative, aperte, sì sì, capiscono nel bene di Alessandro, capiscono. Perché poi lo vedono che lui sta bene, che è sereno, sì. E quindi questo sistema sta funzionando, ecco, vedono questo risultato che è buono. Ma se noi riusciamo a non telefonare e a farglielo prendere a lui con molto anticipo, perché per noi 95 vuol dire molto anticipo, capito? Per un'altra persona che ha le glicemie che fanno su e giù, magari molto anticipo potrebbe dire 100 150, già, capito? Già, cioè io quando dico 95 per me vuol dire che l'IPO è prevista, sì. Tra 40 minuti, cioè è questo. Allora se io con molto anticipo riesco a fargli dire il telefono gli parla nel senso della cassa e dice okay, Alessandro un biscottino, sì. O dico solo biscottino, tanto lo sentono, sì. Tutti, se non sente lui sento altri, Alessandro ha detto biscottino papà, automaticamente la sveglia sua dice biscottino e lui se mangia 4 carboidrati o se stabilizza a 90 o si alza lentamente. Poi se persiste ancora a 90-95 a seconda di quanto metto la sveglia, se persiste a quel livello di glicemia, noi siamo già arrivati diciamo alla base della montagna, però per continuare a fare il video perché la glicemia è a posto, mi puoi confermare? Certo. Sì, tanto non è che sì, certo. Era in leggera salita, giusto per farvela vedere a voi. Allora se Alessandro si stabilizza a 95-100 e però è ancora sotto la soglia, dopo 25 minuti 10 minuti però, questo per un pochino non ha preso il mio. Ah, va bene, però comunque ci abbiamo tempo. Piano sì, B, sì. È piano B il tablet, perché Daniela c'ha Iliad che si appoggia su rete Wind, però siccome abbiamo anche un tablet con la sua SIM che si appoggia su rete Team, guarda un minuto fa il tablet 113, sì, facci vedere, facciamo vedere. Qui parliamo di Night Watch, però aspetta, guardiamo anche se ha preso l'altro. No, allora sì, è toccato. Ok, questo, eccola qua, ci dice la glicemia 113, va bene? Che mi va che benissimo. So abbastanza buona la glicemia oggi, se le vedete, però ancora risento di quei due giorni che non abbiamo fatto bene, quindi dobbiamo ancora rimettere tutto quanto a dritto, insomma. E poi chiaramente poi le basali vanno anche cambiate, perché rispetto alle vacanze cambiano gli orari. Anche X-Drip 113, vanno d'accordissimo. Ah, sì. Perfetto. Sì. Allora, che succede? Altre cose succede che in guardare. Questo momento il tablet questo qua va con una scheda telefonica che si chiama Kena Mobile, che è molto comodo per chi sì. C'ha il figlio con la cosa invece delle schede in più, anche per tutti che andiamo lui in qualche bosco a fare competizioni di mountain bike o di calcio e si trova in questo campo di calcio che prende solo Team, gli togliamo la sua scheda Vodafone, che sia un mobile, si appoggia su Vodafone, e gli mettiamo la scheda del tablet in maniera tale
che comunque lui è sotto controllo anche durante una partita di calcio su un campo non coperto dalla sua rete telefonica. Kena Mobile si appoggia su rete TIM, di proprietà di TIM, e costa solamente 6,90 euro al mese con 50 giga di traffico. Quindi adesso quando mi si scarica, io non la ricaricherò, quando mi capiterà di andare in un campo di calcio o una montagna o in qualche luogo, un campeggio che sia, che ne possa avere la necessità, ricarico tramite internet e per un mese con 6,90 per un mese potrò utilizzarla. E quindi è comodo, lo dico anche a voi, averci sempre in tasca, insomma, quando ci si sposta, la possibilità di cambiare operatore telefonico, soprattutto per chi va a fare partite fuori casa o in bicicletta fuori casa, in zone che potrebbero essere coperte da una rete piuttosto che un'altra. Allora, stavamo a dire qualche altra cosa, andiamo avanti. Dai, ci sono altre cose. Allora, abbiamo preso le vongole perché lui le adora, ma non sono legate a questo discorso. Vai a vedere. E comunque lui le adora. Allora, le vongole lui se le mangia col tanto parmigiano, e devo dire che il pita io l'ho fatto venire io, perché a me, anche a me piace mangiare proprio gli spaghetti con le vongole con tanto parmigiano. È una specie di... E anche il parmigiano, chiaramente. Parmigiano, sì, parmigiano e vongole. Buonissimo, sì, ragazzi. Già, anzi, è grana padano, grattugiato fresco. Ecco qua. Poi abbiamo preso gli unici mono dose, sono questi biscottini qua. È carino, no? Sì. Questo è carino. Sì. Nell'arco dello sport o anche... ad esempio nell'arco anche di un pranzo, noi facciamo questa tecnica qua. Se noi prevediamo che lui mangia a pranzo 40 carboidrati dalla pasta asciutta, noi ne facciamo 60, perché prevediamo che 20 debbano provenire da qualcosa che può essere un po' più veloce, diciamo, normale rispetto al pane. Quindi si fa la prima parte del pasto dove lui mangia a volontà, quindi mangia la pasta asciutta quanto gli pare senza pesarla, che sicuramente se ne mangia tanto ne mangia 50, se ne mangia poco magari ne mangia 30, però noi poi vediamo quanto l'ha mangiata e quindi ci immaginiamo se aspettarci che l'ha mangiata 50 o 30 o 40. Mettiamo che l'ha mangiata 40, la via di mezzo, gli altri 20 carboidrati, noi sappiamo che ci dobbiamo aspettare che più o meno gli dobbiamo dare 20 carboidrati, però non glieli diamo subito dopo la pasta, li diamo come spuntino un po' rimandato, glieli diamo più o meno a 40 minuti dall'insulina, perché succede che la pasta all'inizio, che era 40 grammi di pasta, combatteva contro 60 grammi di insulina, quindi non c'è il picco, quindi da 100 invece di arrivare a 160 arriva a 120. Dopo 40 minuti avrebbe dovuto cominciare a scendere, e a quel punto gli diamo qualcosa che è pseudo veloce, quindi possiamo dare un dolcettino, un budino, un gelato, la frutta, se c'è il melone. Un momento diciamo stagionale dove c'è la frutta che lui ama, è molto, sì, bello dargliene di più. Poi di dopo magari quello non mi va, gli potrei dare pure questo, vedi che c'è una parte veloce, gli potrei, però magari questo, con c'è il grasso, potrebbe non essere l'idealissimo. Ecco, magari non è proprio l'ideale, perché lì c'è il grasso. Che non ha i tempi che dobbiamo fare, però. Poi invece... abbiamo il marshmallow. Ah, ragazzi, marshmallow per correggere sono a mano santa, perché sono costano poco, piacciono a tutti, li puoi offrire tutti i bambini, e sei sicuro che se lo metti in bocca entro un minuto è squagliato. Non è come le caramelle, che le può tenere in bocca 20 minuti e ti crea un problema. Quelle dure. Una volta che gli metti in bocca due marshmallow, io vedo in base alla necessità, o uno o due, quando io metto in bocca due, io so che entro due minuti l'80% dello zucchero oramai è nelle vie digestive. Diciamo, per questo uso migliori sono queste, il marshmallow e le gelè. Anche le gelatine, però adesso lui si è scocciato di quelle, non le vuole più, hai visto? E io voglio raccontare una mia. Si stufano anche. Voglio raccontare una mia teoria, però questa è una prova che faremo stasera, quindi allo stesso modo, se voi avete esperienze, raccontatele. Allora, Alessandra, avendo la media del 105, 104, 107, insomma 5,4 di glicata più o meno, 5,4, 5,3, la sua media è molto bassa. Che succede? Che anche al momento di addormentarsi ci capita spesso di trovarci a 100, come è la media di tutta quanta la giornata. Però io ho notato che se lui si trova a 130-140, come è successo ieri sera, ci sono meno impennate del GH, dell'ormone. Allora io questa l'ho pensata, ma sempre in idea mia, ecco, a ragionare a alta voce, non è una cosa. Allora ho pensato... Se il corpo genera il GH e il GH serve a creare muscoli, ci sarà bisogno anche là che e alza la glicemia, si alza la glicemia contemporanea del GH, magari il corpo per sua naturale situazione ha bisogno di una glicemia un po' più alta.
magari se noi gli andiamo bassi, ma andiamo a 100 per dire, a 90, si impenna del brutto, perché dice: raga, ma come faccio io a far crescere i muscoli, a far crescere sto ragazzino? Se invece il corpo si trova già una glicemia più alta, può essere che questa reazione è meno tumultuosa, perché uno dei segreti per cui noi teniamo le glicemie molto buone è che se tu fai stare in situazione normoglicemica più tempo possibile, c'è meno infiammazione. Quindi se una persona normalmente sta tra 70 e 120, se noi riusciamo a farcelo stare più tempo, poi è più facile gestirlo durante la giornata. Ora, chi l'ha detto che la sera, quando ci si addormenta, la glicemia normale è 100 come lo mandiamo a dormire noi? Magari perché non riesco a trovare un grafico. Non riesco a trovare un grafico dove vedo un bambino dell'età dell'Alessandro, perché se mi fanno vedere un vecchio non conta niente, perché non ha gli stessi ormoni, non c'ha lo stesso tipo di crescita. Vorrei vedere qual è la glicemia media mezz'ora prima e un'ora dopo di addormentarsi di un bambino dell'età di Alessandro. Magari la glicemia media è 130 e noi per fare stare Alessandro a valori normoglicemici lo dobbiamo andare a dormire a 130. Certo. Magari toccherebbe fare un capillare a un amichetto, Morello. Se capita un pigiama party, ragazzi, se c'avete un pigiama party con dei normoglicemici e vi volete togliere coraggiosi, la curiosità, coraggiosi, che magari lo vogliono fare, cucinette, uno che viene a capitare con l'occasione di un altro lo vuole fare, allora fatecelo sapere. Scrivete, fatelo sapere quant'è prima e mezz'ora e un'ora dopo addormentati. Non, se avete tre fratellini, fate uno per uno prima, uno dopo, perché sennò magari avete fatto il capillare lo stesso. Perché bisogna sapere sia prima dell'addormentamento quanto lo dobbiamo portare là, quanto è subito dopo, perché magari che se per ipotesi, io non lo so, magari se la glicemia è 140 manco si alza più di tanto, magari vedo queste impennate grosse perché a me mi si alza, poi magari io provo a riabbassarla, il corpo dice: ma che è questa insulina che me l'abbassa, ho detto che deve essere più alta, boom, le butta giù altro zucchero. Magari noi lo mandiamo in una situazione di conflitto perché tentiamo di combattere una cosa che in quel momento non va combattuta, perché magari in quel momento un corpo normale, magari, chi lo sa, ecco, io non lo so perché non sono riuscito a trovare un grafico. Anche se ho trovato un link di un grafico di un bambino normoglicemico di 9-10 anni, se lo trovate segnalatelo nei commenti, fatecelo sapere, perché veramente sarei molto curioso di sapere qual è la glicemia media mezz'ora prima di addormentarsi, al momento dell'addormentamento e fino a un'ora dopo, per portare Alessandro, siccome riusciamo bene o male durante il giorno a gestire, a farla arrivare ai target che vogliamo noi, per far arrivare Alessandro a quell'appuntamento col sonno con la glicemia più normoglicemica possibile, in maniera tale che non abbiamo delle... perché nel diabetico la risposta del GH è esagerata. Tu pensa che Alessandro certe sere, se noi dopo non correggiamo, schizzerebbe a 300, che ci sono delle serate che c'è una reazione... Allora voglio sapere se è colpa mia che avrei potuto fare qualcosa, ma finché sta cosa non succeda, e poi magari se la vuoi correggere devi stare tante ore, perché tutto con prudenza, soprattutto perché dorme, tante ore a tentare di sistemare la situazione, se è colpa mia o se è una cosa legata al fato e non c'è niente da fare. Magari se uno, con tante volte la conoscenza t'aiuta, ecco, magari se tira fuori qualche conoscenza che ci permette di impostare in modo più normale la serata. Vai, dobbiamo fare qualche altra cosa. Allora, Kit Kat, e questi qui sono tutte bustine monoporzione, quindi pure queste me le posso mettere in macchina. Lo adesso il Bounty è monoporzione. Sì, discorso abbiamo fatto, sta cosa la possiamo fare perché è arrivato l'inverno e certo. Cioè non è più estate, se no si spogliavano in macchina. No, ma anche in borsa, dovunque di sì. Queste cose qui andavano tenute in frigo. Invece da adesso in poi le possiamo tenere. Adesso quando vado a fare sport, io quando faccio sport per Alessandro devo sempre portare la roba per tre bambini diabetici. Che c'è Alessandro e poi metti due amichetti in macchina. Se Alessandro si mangia una merendina e io ne devo tirare fuori tre merendine, che faccio? Certo. Solo per lui, sennò sembra discriminazione. Quindi quando vedete che ho sei merendine in macchina, vuol dire che due sono per Alessandro. Eh sì. Una si fa sempre, no? Quando si sta in un giardinetto, certo, con bambini che stanno bene. Ma io lo faccio, se anche tiri fuori un succo di frutta, è meglio che non lo tiri fuori. Certo. Perché è brutto che lasci gli altri così, magari la mamma in quel momento non ce l'ha, i bambini a bocca aperta. Regà, non si può fare. O tu pure qualsiasi cosa, invece una cosina anche piccola a tutti, e poi il bambino gli fa merenda, tu, perché rimangono male. Poi viene visualizzato il diabete in modo più positivo. Certo, nel senso che se tu gli dici: Alessandro, è il momento del
del marshmallow e con l'occasione, sì, il momento marshmallow per tutti. Io mi ricordo che lui è una cosa che fa sorridere, che lascia. Si è annoiato subito con quel Glugo Sprint. Si è annoiato il sapore. All'inizio gli era piaciuto, all'inizio contento, poi ho cominciato a farli io buoni col come si chiama, con quel tipo di glucosio. Destrosio. Col destrosio. Vabbè, glucosio, li destrosio, preparavo stessa cosa, carini, quelle bottigliette che zuccherati buoni. Dopo un po' non li voleva più, dai, su, ha che cominciato buoni, a farla. Buoni dita, sì, ma era una cosa, diventava una medicina. Invece così per lui è tutta una cosa giocosa. Certo, è anche conviviale, no? Conviviale, no? Degli mai altri. Ha mangiato tutti questi dolci, tutte queste caramelle, mai mangiate. Invece adesso capita che nella correzione io gli do anche 2 caramelle, 3 caramelle al giorno, 4 può capitare. Ma tocca sapere, tocca imparare a usarlo. Oh, c'è una statistica che ho letto che il 5-10% delle persone con diabete tipo 1 muore di ipoglicemia. Quindi riuscire a gestirla, certo, e gestire l'ipoglicemia, certo, vuol dire anche ricorrere ai carboidrati e nelle situazioni in cui c'è, perché non è che da tutte le parti tu trovi il panettiere aperto, quindi devi trovare roba in monodose, trasportabile, che la puoi portare quando stai in montagna, che la puoi portare in campo di calcio, che te la ritrovi in macchina se te ritrovi con la macchina bloccata. Quindi quindi sì, la moraletta, no, perché questi prodotti confezionati fanno male. Raga, io non riuscivo, noi non ci avevamo tempo tra il lavoro e quello, non c'è tempo per fare niente. A casa usiamo la frutta, noi a casa usiamo la frutta che è il carboidrato, certo, però è tutto veloce, allora dobbiamo abbinare qualche altra cosa, la pezzetti di pane, poi ci stanno cose sane, gli 4 giorni di sport e sono tutti fuori casa, fuori poi casa. Dopo se vanno a fare le gare diventano 5, diventano 6, sì, ed è tutto fuori adesso casa. C'è una pesca per esempio, adesso lui aveva la merenda compresa, si è mangiato la non pesca, non aveva voluto di niente perché le glicemie sono ancora a posto. Guarda poco, guarda un po' le glicemie, quanto so che so tanto, il tuo non funziona, abbiamo detto, Daniele, noi riguardo il tuo. Ah, è vero, è vero, l'ho rimesso qua. Sì. A meno che non è tornato, niente, adesso dice proprio zero, vedi, no? 24 minuti. E allora, riuscire a capire quando, cosa, come, perché, quanto, è importante. No, è come possibile, ancora 113. 113 un minuto fa, fai vedere. Un spettacolo, sì, bellissimo. Vedete, sta facendo allenamento in bicicletta a 113. Quello che lui ha fatto completamente da solo è mangiarsi la pesca, adesso che c'è stata la merenda, sì, e io gli ho dato l'acqua che dentro c'è un po' di vitaminico, quindi lui automaticamente più si affatica e quindi più c'è bisogno di carboidrati, più berrà l'acqua per dissetarsi, nell'acqua ogni sorsata gli si casca un carboidrato e quindi, certo, e quindi oggi il mio calcolo è venuto bene, ragazzi. Ottimo, oggi è venuto bene, 116. Ottimo. Eccolo qua. 115, va bene. Da 116 a 115, guardate, allenarsi in bicicletta, in mountain bike con una glicemia stabile, va bene così. Questo lui c'ha, facciamo vedere queste, sì, altre cose. L'orologio, Bill, l'orologio Bill ce l'ha nel manubrio, cioè da Decathlon si compra un porto orologio, si mette nel manubrio e lui guidando c'ha la glicemia davanti. E glielo domando, ma l'hai vista la glicemia? Le vede. Lui sa che quando arriva intorno a 100 di prendere e dare una sorsata in più, però non gli è servito mai perché servito, si è fatto tutto l'allenamento sopra 100. Non gli ha parlato mai perché sennò 85, a parte lui lo guarda, però 85 ormai è un'ora e mezza di allenamento. Poi abbiamo questi che sono 6 porzioni. Pure questi so, sì, sono utili abbastanza, insomma. Pure questi qua sono monoporzione, c'è, cioè, il grasso della Nutella che è 13.4, ragazzi, e è molto grasso perché 10.4, no, 10.4 sono zuccheri veloci, che praticamente è la Nutella, che è veloce, la Nutella ma c'è alza una parte la glicemia per 4-5 ore di grassa, 5.9 grassi, che non arriva, non è una cosa veloce, è una cosa da spuntino, da buttare là così. E poi Twix mai comprati, quindi adesso sono tutta roba che non vi possiamo dire, metterò 10 siamo pentiti di averli comprati o no. 10 kg metterò. Allora, quindi io devo trovare un modo che si va a dormire il più presto possibile, perché se faccio tardi poi dopo apro il frigo, ne trovo solo le verdure da mangiare, o ti piace di mangiare le melanzane crude così, o se no magari te mangi qualche altra cosa, quindi trovo tutta sta roba adesso e non me la mangio io, me la spapazzo io. Va bene ragazzi, se vi piacciono i video della spesa diabetica dovete farcelo sapere con un mi piace e con una condivisione e con un commento, ragazzi, così almeno sappiamo se vale la pena o non vale la pena, se siamo utili. C'è anche lo scontrino, ma tanti prezzi ve li aspettate, va insomma. Bene, dai, noi andiamo, lo zoom, sì. Ah, non mi fa zoom, la foto non fa zoom, aspetta, la faccio così almeno qualcuno di voi torna su, ecco, ecco. Abbiamo preso anche altre cose, il latte. Ah, il latte. Perché il abbiamo latte? Fatto prendere il latte? Allora, ragazzi, qui c'è una. Allora, nella mia ipotesi in cui ho fatto, ho detto magari è meglio, anche se noi spesso ci sta 100, non sempre, ma insomma la media è quella, 100, 105, 100.
Allora ho detto, ma forse è meglio addormentarsi a 140-150 al momento dell'addormentamento. Allora Alessandro, fino a che non ci ha avuto l'esordio del diabete, c'aveva un suo, no, vizio, abitudine, una sua abitudine di addormentarsi, prima di addormentarsi, di bere un po' di latte caldo, di latte caldo e zucchero, un biscotto, ci a volte sì, a volte miele, no. Sì, io ci mettevo, sì, il miele, un biscotto, forse sì e forse no. A volte sì, sì, comunque latte dolcificato, diciamo, c'è questa abitudine. Al momento del diabete, non so se avete visto, c'era proprio, c'è un video che si chiama Alessandro, il primo giorno a casa dopo il diabete, e c'è Alessandro nervosissimo, uno che cammina e che dice voglio il latte. Perché lui pensava che tornando a casa ricominciava la vita di prima, invece tu quando esci dall'ospedale dopo il desordio del diabete, non sei preparato. La vita di prima non c'è più, mostro bambino, giustamente, e faceva le sue richieste, poi sempre però in maniera come? Amabile, perché non ha mai fatto capricci, non ha mai... lo faceva in una maniera amabile, però Stella, quindi noi ancora peggio stavamo, e si lamentava perché gli mancava, cioè, questo video, latte, Alessandro non primo giorno ritorno a casa dall'ospedale, se vuoi tornare a cercare diabete, sì. Alessandro primo giorno fuori dall'ospedale, lo vedete sto bambino, che chiedeva il suo latte e biscotto, allora voleva il latte prima di addormentarsi, no? Sì. E noi non sapevamo come dai, c'avevamo gli orari fissi, non mangiava solo quelle cose a quell'orario, sai, con le penne c'è stato tipo di terapia, e allora no, e non c'è mai stato. Allora ho detto, visto che se funziona, chiaramente questa è un'ipotesi che in due anni e mezzo dovessi trovare questa cosa che funziona, di farlo portare addormentata una certa glicemia, magari potrebbe essere utile alcune sere di dargli qualcosina per farlo salire, perché non digli, ti ricordi che ti piaceva questa cosa qua, perché non ci vogliamo riprovare a bere questo bicchiere di latte, magari io potrei dosarlo, e mettendo il target nel microinfusore Omnit, metto, sì, come target per l'ora prima di andare a dormire, che ne so, dalle 10 a mezzanotte, come target non più 105, quello che può essere il nostro target, 105-110, ma mettiamo 140 di target, 150 di target, pesiamo tutti i carboidrati, impostiamo, sì, impostiamo mangia adesso, sì, e ci riporta velocemente, visto che poi il latte e zucchero è veloce, a 150, e magari potrebbe essere un ritornare, magari lui, magari il corpo suo, così per ipotesi faccio, sì, lui aveva questa abitudine, perché pensava che il corpo gli diceva guarda, alzami un attimo la glicemia, perché io devo crescere al momento che mi addormento, visto che il GH fa effetto al momento che ci si cresce. Tutto può, cioè, perché a volte d'istinto capiamo più cose che con ragionamento. L'istinto ci porta a capire, chi lo sa. È vero, può darsi, adesso poi ve lo facciamo sapere. Certo. Se questo esperimento culinario, esperimento alimentare poi, perché gli esperimenti nostri sono sempre così. Guardate, dolci. L'abbiamo messo a 100, praticamente lui ha iniziato lo sport che stava a sta fase qua, intorno alla linea di 100, e adesso sono quasi due ore, quasi finito l'allenamento, se l'è fatto tutto quanto, tra 100 che era quel puntino, ma quasi tutto 110 praticamente. Sì. La linea contata è tutta a cavallo del 110. 112 adesso, ma è fatta da 110 a 120 all'incirca, è stata tutta stabile. Beh, allenamento di mountain bike vuol dire che tutto sommato ci stiamo avvicinando, eh? Quindi immagino che non ci avrà manco tante cose di glicogeno, cioè no. La merenda che ha fatto sarà abbastanza giusto quello che ha bevuto. Adesso che si ferma, gli domandiamo quanto è stato duro l'allenamento. Se l'allenamento è stato duro, vedrai che appena si ferma tende a scendere, succede così, sì. Appena vediamo in macchina che tende a scendere, abbiamo una merendina a caso di questa, gliela diamo, o gliela diamo in ogni caso una merendina. La merendina gliela diamo, perché dopo vediamo due ore. Adesso lui gli sale questa merenda che ha fatto, ma la dovrebbe aver fatta già un po' di tempo fa.